Si chiama Lorenzo Orsetti, è un ex cuoco 33enne fiorentino e da un anno e mezzo combatteva in Siria al fianco delle milizie curdo-arabe contro i jihadisti dell'ISIS. Italiani presenti. Sarebbe lui il crociato italiano che il cosiddetto Stato islamico sui social afferma di aver ucciso insieme ad altri quattro miliziani. Il suo battaglione è caduto in un'imboscata a Baghuz, l'ultima roccaforte dei tagliagole sunniti nell'est del paese medio orientale. L'ISIS ha pubblicato la carta di credito e la tessera sanitaria dove si legge Orsetti Lorenzo. C'è anche una foto in cui si vede il cadavere di un uomo con mimetica. Fonti di sicurezza italiane confermano la morte, mentre la Farnesina ufficialmente fa sapere che sono ancora in corso le verifiche. Un'ora fa le forze curdo-siriane hanno diffuso la lettera testamento di Orsetti, una consuetudine per tutti i miliziani, che si apre con la frase: «Ciao, se state leggendo questo messaggio significa che non sono più in questo mondo. Nonostante questa prematura di partita, la mia vita», scriveva Lorenzo, «resta comunque un successo e sono quasi certo che me ne sono andato con il sorriso sulle labbra. Non avrei potuto chiedere di meglio. Siamo orgogliosi di lui, della scelta che ha fatto, ma ora siamo distrutti dal dolore», ha dichiarato il padre di Lorenzo, Alessandro Orsetti.